Un mandi a duce nestre espresse aste le spettadores. Questo appuntamento, da nestra trasmissione in lingua furlana, è dedicato alla figura del poeta Galiano Zoff. Vi propongo la registrazione dall'incontro, in manea del Centro Culturale Tullio Crali di Gorissa, ai 17 di avril stat, mettuta ad in collaborazione con l'Università del Friul, lì dal Centro Polifunzionale Gorissan. L'appuntamento è stato menato dal professor Odorico Serena della Società Filologica Furlana, con lettures da poeta Egle Taverna. Dula che sia Ruth conta con passione la vita e le opere di quest'uomo di cultura nata a Santa Maria la Longa. L'incontro è stato avviato di Gigi Geromet, presidente dell'Istituto per Ricerca e Promozione della Cultura Furlana Achille Tellini, e anche a me dal poeta. Ascoltiamo le sue parole di salute e poi dopo le sue riflessioni dal professor Serena. Galiano Zoff, ebbene, non so come partire via. Quasi senza una quasi, la passata, non so, ma è una roba semplice, risolvibile, plena di vita, plena di impegno, plena di attività fin sull'ultimo. È dal mese di agosto, purtroppo, lui è accompagnato dall'ultimo via. Quest'uomo che oltre a avere l'onore di da sua amicizia, da sua presenza all'interno dell'Istituto Achille Tellini, che è stato promotore dall'Istituto stesso, e Sorin, anzi, l'ideatore della nostra collana di Miss Flavis Eliendis, che forse, per sentito, sacarà, anzi, per sé forse, potresti venire a presentare una di il nono volume da Golaina che riguarda il Gurisang, con presenti oltre che il Furlan, il Bisiak e la minoranza slovena, con investigati su questi territori. Comunque non vuoi star già, mi torni su questa figura che per non smancia, era un faro intellettuale, un punto mestre di riferimento. Io avevo con lui un bellissimo rapporto. Onorate sua amicizia e di essere cresciuto culturalmente proprio per sé avuto la fortuna, oltre a Galiano, di tanti altri intellettuali che si onorano di veio come socios. Allora, proprio alla figura di Galiano Zoff, all'istituto, alla propria dote, avviarsi una golaina di libri, di poesie, dal Dipartimento di Studi di Letteratura. Abbiamo cominciato con un poeta, Giovanni Maria Basso, di Orsaria, e vi è un primo volume. Vi ovviamente, qui a presentare, dal secondo volume, vi ritenuto di mettere in luce i designs di poesia di Egle Taverna. Ovviamente, come il Tiars, non perché essi un'opera omnia di tutta l'arte poetica dal professor Galiano Zoff. E quindi lustini bastint, e non appena l'ha finito, e io penso che entro l'anno, previo entro l'anno, di poterlo in maniera di tornare a Odissi e di presentarlo proprio in questa sede. Vi ringrazio e buon proseguimento di serata. Pavei di mil colors, te aghe lusinte de tor, sinein usgnot i miei pensiers. Mi sent liser liser, pavei di mil colors. E osir du l'invie listos per aulis, indurmididis sui vencias. Il 26 agosto del 1933 nasceva a Santa Maria la Longa quel comune che si trova tra Palmanova e Udine, e dove Ungaretti ha scritto quel famosissimo verso, che è una poesia intera, Mi illumino l'immenso, nasceva Galiano Zoff. Il 9 agosto
gli abbiamo dato l'addio proprio nel suo paese. Era affascinato lui dalla Marilenghe perché coglieva nelle parole gli stretti legami tra il friulano parlato nella sua famiglia, nella sua comunità d'origine, con il latino aquileiese, di cui è figlio, e individuava attraverso l'esame glottofilologico anche i prestiti che il friulano aveva raccolto dalle popolazioni con cui era venuto in contatto. Ma in particolare del friulano apprezzava le parlate carniche, perché erano meno sensibili all'influenza dell'italiano e si erano anche mantenute intatte nel tempo. Il primo libro di poesie lo scrisse in italiano, I Canti del Borgo, 1959, giovanissimo, scritto in lingua italiana, ma poi abbandonò questa scelta perché preferì rivolgersi alla Marilenghe. E poco più che trentenne già collaborava ai Quaderni del Tesauro e alcune sue poesie vennero inserite in un'antologia che curava allora Dino Virgili. La prima esperienza della poesia in Marilenghe fu in un'opera collettiva, un carantan di poesie, un soldo di poesia. Nell'anno successivo, con Domenico Zanier e Mario Argante, dava vita a un movimento letterario, La Ciarande, La Siepe. Ed ecco che esce un libro, L'Idris di Tuessi, Radici di Tossico, dove scriveva questa splendida descrizione di se stesso. Ai champs di stecheozze di rosade o ai vivut le vite griglie dai contadini sfurlans spietanti cum cur legri li pueris domenis di pais. Me lo ricordo spesso quando incontrava qualche personaggio particolare che si fermava a colloquiare con lui per cogliere delle sfaccettature di quanto è ricca la personalità umana. In L'Idris di Tuessi usciva dalla logica antologica per presentarsi con una spiccata attività. Ed ecco la figura della madre, L'Idris di Afiez, e son cresudi ai pis de tomurae mari, leante la me plante d'une tessiture di auri. Mi ven sgrisui la sere a cialà di Tomans abbandonati sulle tavole per strachetà. E ancora ricordo del funerale di Nonne Dele, che poi leggeremo, ecco, dove la cerimonia ha come sfondo la ciavelade nere dai arbui e ingrampava il pedrà dal cil color di latte zal. In pance ce le van, che è questo, alcuni canti erano rivolti al mondo familiare e agli affetti profondi che li vivificano, ma contemporaneamente si rivelava anche un'anima religiosa di forte intensità che si rivolgeva con viva speranza a Dio. Lo faceva in particolare con Dies Illa, quel giorno, una commossa lirica riferita a se stesso, pensando al momento del suo definitivo tramonto. Lirica che è stata letta in occasione dell'ultimo saluto. Due parole soltanto. Volevo dire solo due parole dopo questa bella presentazione che sta facendo il professor Serena. Io ho avuto la fortuna di conoscere il professor Zoff in uno degli incontri dell'Istituto Tellini, me l'aveva presentato proprio il presidente Luigi Geromet, che prima ha parlato,
ed ero rimasta colpita per la sua semplicità, per la sua disponibilità. È veramente una cosa singolare, data la sua ricchezza di cultura. E poi, in seguito, mi aveva fatto omaggio delle sue pubblicazioni, che io le ho lette, bellissime poesie. E di queste pubblicazioni abbiamo scelto alcune, fra queste proprio Di e Silla. Spero di trasmettere la stessa emozione che ho provato io quando le leggevo. Dies illa, riguarditi di me, Signor, te grande ore, quand che strac, vaiens mordus, orivarai sul pat de puarte to. Ti disarai dal quar pignò carulat, me tu ti muelta laip plui di une volte, abevi sanc fra i vessut di fues di vit. L'ismans ti viarzarai come dosalis, arabis di crituris e di neri, perché tu puedis plank poiai il tociav. I pis ti mostrarai coli schiavilis che han fatto un son di muart di l'uncli seris, ciampani rotis movudis dal parus. Riguarditi di me, Signor, te grande ore. Il tema dell'identità del mondo contadino e del suo riscatto erompeva impetuoso in due sillogi. De bande dei siors, che è del 76, e Contadinance, del 1977, con cui il poeta apriva una intensa e originalissima stagione di poesia sociale. Poesia sociale che non ha molti spazi nella letteratura friulana. E denunciava condizioni di povertà, di fatiche, di patimenti comuni, ma pure svelava la profondità di sentimenti della gente della terra e i valori umani radicati nella fede cristiana. Metteva sotto accusa le prepotenze dei siors, che rendevano difficile e stentata la vita dei contadini, spesso costretti a lasciare i campi a loro affidati per un non nulla. Voglio ricordare due poeti, uno della parola e l'altro dell'immagine. Padre Turoldo, che in quegli anni diresse gli ultimi. E poi Elman Orni, l'albero degli zoccoli, come questi due personaggi rientrano in questo mondo che è stato anche il mondo voluto descrivere da Gaviano Zoff. Talvolta questi padroni vedevano nella famiglia dei contadini solo una forza lavoro e talvolta i figli dei contadini erano malvisti anche dai preti e dalle maestre perché appartenevano ad un umile ceto. Adues dut in affit la femmine salmastre i canais cula voce d'oronde la chase albe i roncs di spatussas li sbaviselis dessere il barcionat caltrime sulla roe dome la muart in proprietat e par di plui crote quanche ti salte ad ues sbeleigi gente povera che era abituata a vivere in case dove la sera dopo aver cenato con polente e crodi e brudiò di verdi con polenta cotenna e
brodo di verze, perfino il rosario, eres mani. Non lo traduco perché è troppo bello. Perfino il rosario, eres mani, era senza forza. Drammatica poi era la condizione della donna della campagna, privata di ogni libertà sul suo corpo e sulla sua anima. La poetica di Zoff, scriveva Zanier nella prefazione delle Bande dei Siours, è segnata da un realismo terragno che si aggancia alle passioni primigenie dell'uomo e che riesce quasi sempre a entrare in zone di sublimazione. Da qui urti e improvvise dolcezze, ferite nella carne e rasserenanti idealità. I suoi versi assumevano quindi l'intensità della requisitoria, allorché accomunavano nella denuncia previs, sorestanse sios, colpevoli di aver utilizzato il Cristo nei secoli e di aver bruciato incenso al Dio denaro, mentre il vero Messia è quello che ha allontanato i mercanti dal Tempio, che si è scontrato con i sacerdoti dell'alleanza, più inclini alla forma che allo spirito della legge, ed è passato benedicendo e perdonando. Pavè di mil colors, teaghe lusinte de tor, sinein usgnot i miei pensiers. Mi sent liser liser, pavè di mil colors, e ossir du l'invie listos per aulis, indurmididis sui vencias. Christ, Christ, un frutto che all'ave discols, a ritirà clasta in nis e a mangia moris, all'ave discols a messe prime e a gespui, e il predi noi voleve ben, parvie cagliere brut e fidi contadins. Agliudave so pari dentri ronks, dal prin spontada l'alme, agnot. E somari, noi de mai une bussade, nance quanche al nasè. A scuole, agliere l'ultim cui soculis di len, la mestre e veve tal cur i fis dai siors. A tre di sans isclopà il cur par une frutte pisule che veve doi voi di sespe e une cotule di regadin, mai diserin cagliere peciar. E al mangià polente di prin e polente di companadi, par diventao come sopari, e ve tanc ne mai testale, cumò alle diventato e alla perdonata duc, ance a somari. Dopo il 2003, Taliano non ha più scritto poesie, perché il suo interesse si era rivolto in una ricerca di cui fu il progettista. Miti, fiabe e leggende del Friuli storico, che sono una raccolta attraverso la voce di persone che oggi poi non ci sono più, di quelle che sono state le fiabe, i miti e le testimonianze di un tempo, perché il mito è una prima riflessione sulla totalità dell'uomo e del creato, e quindi si può vedere in forma simbolica una riflessione umana su quella che è stata la propria vita, la propria vicenda di questa gente friulana. Si è dedicato a quest'opera fino agli ultimi mesi della sua vita. Ed è quindi anche attraverso questa sua continua ricerca un servizio per la cultura friulana, una terra che non deve morire.
e che deve continuare, nonostante la politica non sempre l'aiuti in questo senso. Cale nome il Parusi, il Lavora, il Muri, il Tase, il Dissi Signor, il Predi, il Sio, la Duce, e le filosofie e le scienze, l'orienta un attimo di pensare, l'orienta le un immedesimarsi dal Spirito di Dio, che Dio è parensie, dentro e fuori di noi, e no da flat, a conturbis, arabis, se invece fa il mondo, che il mondo manda al nas compagno, e che al sorelli come al finisce il soggi, il 21 e il 22 al torne a nasi, per cui le sere calmù, hai le cure e anche le tombe dal sorelli, e l'orienta là chi sense dal misteri, dal tim calva, dal tim infinito. Meni alla cerù di coniuga orient e occidente. L'occidente col soprarusi e quindi garantì il pagnù e garantì le vite e garantì l'indenant e l'orient col misteri dal sapore infinito di Dio di chi fa il mondo come Calvin che no o sì, vabbè. Non si vince così, che là si taspieri e le pavesi mo e giunte e rit e non si sa qui che si è continuamente news, continuamente misteri. E io, signor, mi chiati chi a contà queste storie qua in nulide dal libro di Meni, analusi, anilusi, no Meni, un libro in piedi di chi misteri. Si può diegiontare l'Occidente con l'Oriente? E forse un gran disegno politico. Io ho debuttato in mie poesie, ma se no facevo un esame dell'Occidente, e ben fu tutta la scuola delle scienze, il metodo scientifico, le garanzie dal PAN, ma anche di Sueris, gli prepotensis, il marxismo di una banda, il liberalismo di una banda, un Stato totalizzante di catabande, un'età libertà dall'ombra, calciare dome se stesse e non chi altri, l'Occidente le duchis e le positività. Is it possible, insomma, queste storie, con che dall'Oriente, pavè dolce e lusolose che va sopra la mon a incensare? Ecco il mistero e le proposte di Meni. O si arrivas alle dissoluzioni dall'Occidente in questi ultimi sais. Per cui almeno giustamente ha detto è impossibile tracciare l'Occidente con l'Oriente. Le hai buttate in redi, ma hai sostanze. Volevi dire che Meni alla concludere bene. Dirì, qual è il dove dal chiam? Di essi chiam. E al dove di chi c'è? Di essi chi c'è? E al dove del pulcite di co? Di essi pulcite di co? E al dove da l'om? Di essi om. E quindi di sviluppare di bisogni che sono materiali e spirituali. E te di bisogni spirituali alle l'essenza delle solidarietà e di un Dio personale che è le fonde d'etiche. Bene alla serata così, signore. Un grande insegnamento. Sieran viste buttare in poesie, poi di dire che l'Usignota è stato un momento di gioia per me. E è stato quasi un ineami di un pin passato che l'aveva stato incantesimato, come il sole di Dastano.